Buongiorno a tutti, innanzitutto un ringraziamento all'organizzazione del forum. Siamo felici di essere ospiti nel vostro territorio e vogliamo cogliere questa occasione di incontro per presentarci e presentare il nostro progetto che si colloca a tutti gli effetti nell'economia circolare. Mi chiamo Gianluca Moro, sono l'amministratore della società Unità di Misura. Stiamo lavorando per realizzare a Taranto una piattaforma per la preparazione e il riciclaggio di plastiche provenienti dal circuito della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Un minuto lo vorrei dedicare a ripercorrere una parte della nostra storia come impresa che ha sempre visto nel recupero della materia la sua missione. Era passato poco tempo dalla crisi petrolifera del 1979 a seguito della rivoluzione iraniana. Per risparmiare sui costi energetici, le vetrerie del nord Europa iniziavano a utilizzare, opportunamente preparato, il vetro cavo proveniente dal circuito domestico. Attraverso un accordo di fornitura con la vetreria statunitense Owens Illinois alle porte di Milano, abbiamo proposto la raccolta differenziata del vetro alla città di Milano, posizionando 1000 campane arancioni. Da quel momento inizia la raccolta differenziata del vetro in Italia. All'inizio degli anni 90 replichiamo l'esperienza con la carta. Sempre a Milano, lanciamo insieme a Comieco, che poi costituisce il consorzio della carta nel 97, e all'industria cartaria, le cartiere Saffa, famose nel nord Italia, inizio la raccolta differenziata della carta grafica, posizioniamo le campane bianche in plastica e nel centro storico contenitori per la raccolta porta a porta della carta. Dopo il decreto Ronti del 1997, lasciamo il settore delle raccolte differenziate e ci dedichiamo al recupero della materia in altri ambiti. E nel 1998, seguendo il boom dell'elettronica, fondiamo in collaborazione con Philips la società Relight. Si tratta della prima e più importante piattaforma italiana per il recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi, specializzata nel riciclaggio dei televisori e delle lampade a scarica. Nei primi anni 2000, in collaborazione con Holcim, leader mondiale nella produzione di cemento, realizziamo Officina dell'Ambiente, una piattaforma di trattamento per il recupero delle scorie pesanti, decadenti dalla combustione dei rifiuti solidi urbani. Dalle scorie viene ricavato Matrix, un aggregato artificiale utilizzabile in campo edilizio. Possiamo definirla una sabbia rinnovabile. Fatta questa premessa, vorrei ora affrontare il tema del riciclaggio delle materie plastiche. Gli imballaggi in plastica emessi nel 2019 al consumo in Italia sono stati oltre 2,3 milioni di tonnellate. Di questi il 46% è stato riciclato e il 45% portato a recupero energetico, sia nei cementifici che presso gli inceneritori. Il rimanente è stato smaltito in discarica. Anche se i polimeri presenti nel nostro vivere quotidiano sono decine, gli imballaggi in plastica sono per lo più costituiti da polipropilene, polietilene, poliesteri, polistirolo. Per poterli identificare con più semplicità, possiamo dividerli in due macro categorie: i contenitori per liquidi e gli imballaggi rigidi, e i film e gli imballaggi flessibili o di piccola dimensione. I contenitori per liquidi hanno una storia del riciclaggio più vecchia, che parte molto tempo prima del decreto Ronchi. E se il mercato del PET, la bottiglia dell'acqua, del polipropilene, la cassetta della frutta o del polietilene ad alta densità, la confezione del detersivo, sono prodotti dalla qualità consolidata e hanno applicazioni diffuse, gli imballaggi flessibili o misti soffrono di maggiore discontinuità e della concorrenza del film da imballaggio industriale o del telo agricolo. Anche gli imballaggi in polio alle fine, sempre della classe del polipropilene, del polietilene o del poliestere, per le loro caratteristiche hanno difficoltà ad essere riciclate in maniera conveniente. A causa della loro crescente complessità ed eterogeneità, oggi si trovano molte difficoltà a riciclare una parte degli imballaggi che vengono conferiti attraverso la raccolta differenziata. Le plastiche miste, accoppiate o a bassa densità, non riescono a trovare un mercato conveniente e finiscono in discarica o l'incenerimento. Anche se il risultato del riciclaggio delle plastiche sinora raggiunto in Italia è eccellente, un risultato che ci colloca tra i primi in Europa,
Possiamo affermare che il 54% delle plastiche da imballaggio non viene riciclato, sono oltre 1,3 milioni di tonnellate. L'Europa ci ha posto l'obiettivo di raggiungere il 55% di riciclaggio di imballaggi in plastica entro il 2030. La soluzione ideale è il riciclo chimico, una soluzione innovativa e ad alto tasso tecnologico che sta convogliando gli sforzi di ricercatori e imprese. Per riciclo chimico si intende un processo che modifica la struttura chimica di un imballaggio in plastica, convertendola in molecole più piccole, da polimeri a monomeri. Ad esempio, processi quali la gassificazione e la pirolisi degradano il rifiuto in plastica per produrre gas di sintesi. Il riciclo chimico è una tecnologia complementare al riciclo meccanico, che può evitare che alcuni rifiuti in plastica impossibili da riciclare in maniera sostenibile vengano mandati in discarica o inceneriti. Si è aperta da tempo una nuova strada che in Europa stanno percorrendo grandi realtà industriali, come Eni, col suo progetto WOP in corso a Mantova, o molte acciaierie a ciclo integrale. Attualmente l'esempio più comune di riciclo chimico nel mondo è rappresentato dall'uso degli imballaggi in plastica in altoforni, all'interno dei quali le materie plastiche vengono gassificate in syngas e vanno a sostituire coke, carbone e gas naturale, come agente riducente nelle reazioni di ossidazione dei minerali ferrosi. Il materiale utilizzato in questi processi è il SRA. Si tratta di un agente riducente secondario. Lo vediamo rappresentato nella slide. È composto da plastiche miste, opportunamente controllate e densificate e portate alla pezzatura d'uso. Per essere classificato come SRA, il materiale plastico lavorato deve sottostare a precisi requisiti definiti dalla norma UNI 10667-17/2016, che inquadra il processo di recupero e definisce gli standard qualitativi. Non deve superare i limiti di quattro elementi, il cloro, il cadmio, il piombo e il mercurio, e avere una capacità termica non inferiore ai 30.000 kJ, simile alle calorie espresse dal coke. Per produrre SRA e poterlo iniettare in alto forno è necessario procedere con l'attività di pulizia meccanica elettronica. Il materiale deve essere costituito dal flusso proveniente dalle raccolte differenziate della plastica, che ha subito un primo controllo presso i centri di selezione del Consorzio Nazionale, ma che viene ulteriormente pulito dalle sostanze non desiderate, come la carta, i metalli e gli inerti, e controllato elettronicamente attraverso la lettura con lampe da luce invisibile, che individua i materiali non idonei, come il PVC, dalle caratteristiche cromatiche specifiche e dal particolare della loro luce riflessa. Per poter soddisfare i requisiti tecnici e le specifiche chimiche e poterlo consegnare all'industria utilizzatrice, è necessario uniformarlo. La preparazione avviene attraverso la densificazione, una tecnologia a bassa temperatura che utilizza gli attriti e li trasforma in energia termica. Vista la temperatura raggiunta per la densificazione delle plastiche che non supera i 160 gradi, non vi sono emissioni se non vapore acqueo. Per fare un esempio di quali possono essere le potenzialità dell'utilizzo di SRA, possiamo citare l'acciaieria Voestalpine di Linz in Austria, una delle realtà più verdi nel mondo siderurgico, che si è affermata come cliente abituale nel settore del riciclaggio delle materie plastiche. Attualmente utilizza oltre 220.000 tonnellate l'anno di SRA, sostituendo 200.000 tonnellate di fossili. L'utilizzo delle plastiche è inserito nelle BAT, le decisioni emesse dall'Europa per le migliori soluzioni tecniche, impiantistiche, gestionali e di controllo, in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. La plastica è un composto organico, ossia le molecole dei materiali plastici sono costituite da atomi di carbonio, che si legano principalmente ad atomi di idrogeno. E proprio per la presenza di idrogeno, l'iniezione della plastica riduce notevolmente le emissioni di CO2 in atmosfera. La riduzione è pari a circa 0,5 kg per ogni chilogrammo di plastica iniettata. Oltre all'evidente convenienza di poter riciclare plastiche che potrebbero permettere all'Italia di arrivare entro il 2030 all'obiettivo europeo di riciclaggio di almeno il 55% e che in alternativa andrebbero a recupero energetico, ci sono altri fattori che portano vantaggi ambientali nell'uso dello SRA, come la riduzione dello zolfo nell'hot metal e la sostituzione di parte del coke. I vantaggi economici sono molteplici.
Il più semplice ed evidente è il risparmio dei costi di approvvigionamento delle materie prime nell'ordine di decine di milioni di euro ogni anno. Poi si avrebbe la riduzione dei costi dell'acquisto di certificati per le emissioni di biossido di carbonio. Come sappiamo, il costo dei certificati ETS sta salendo di molto. Siamo passati da pochi euro alla tonnellata a superare oggi 50 euro alla tonnellata e le proiezioni lo danno nel 2022 ad oltre 100 euro alla tonnellata. Il sistema ETS fa parte della politica dell'Unione Europea e serve per contrastare i cambiamenti climatici e rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre l'uso dei fossili. Il vantaggio economico più importante per lo Stato è la decisione del Consiglio europeo del 14 dicembre dell'anno scorso, la numero 2053. Si tratta di un'imposta socializzata, la paghiamo come Stato, non come imprese. È inserita nelle categorie delle risorse proprie dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 e la troviamo all'articolo 2,1 lettera C. Consiste nell'applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati da ciascuno Stato membro. L'aliquota uniforme di prelievo è pari a 800 euro la tonnellata. Vogliono dire 1 miliardo di euro ogni anno. Il riciclo chimico può dare il suo contributo all'ambiente e alla sostenibilità industriale e lo Stato può risparmiare parte dell'aliquota dovuta all'Unione Europea. Il luogo dove abbiamo previsto l'insediamento della piattaforma di preparazione dello SRA si trova nell'area ASI di Taranto, nella zona delle piccole imprese, nel retroporto al fianco della superstrada E90. Abbiamo scelto questo spazio perché è già urbanizzato e ben organizzato per quanto riguarda la viabilità, la posizione vicina ai possibili utilizzatori non aggraverà il traffico locale. Possiamo concludere che questo processo industriale rappresenta un esempio di sviluppo sostenibile, economicamente vantaggioso e infine perfettamente rispondente agli obiettivi europei in tema di tutela ambientale. Proprio perché da 40 anni ci occupiamo di progetti nell'economia circolare, crediamo che Taranto sia il luogo ideale per un progetto sostenibile che possa contribuire al processo di decarbonizzazione e per questo abbiamo fatto richiesta di un provvedimento autorizzativo per realizzare a Taranto una piattaforma per la produzione di SRA. Confidiamo nel successo dell'iniziativa in modo che possa diventare, vista la collocazione a Taranto di grandi gruppi interessati al riciclaggio delle plastiche, un primo passo verso un distretto per l'economia circolare nel sud dell'Italia. Potremo aprire la strada ad altri operatori e far diventare questa opportunità un modello per lo sviluppo di un'industria sostenibile. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei.